Ecco qua, una piazza con dei cavalli. Che non so se è questa la cattedrale, perché... No, no, questa è un'altra chiesa. Siamo a Jerez de la Frontera. Siamo a 200 metri dalla cattedrale. Eccoci qui alla cattedrale di Jerez de la Frontera. Chiusa, vabbè, vediamo l'esterno, almeno questo visitiamo di questa... Qui c'è... campanile, questa facciata molto bella, purtroppo è chiusa oggi. Ecco qua. E questa è la, il lato della iglesia della Encarnación, che è la cattedrale di Jerez de la Frontera, dedicata a Giovanni Paolo II, questa statua. Vedete sulla mappa com'è? C'è un'unica strada che porta a Cadice, che è una città, è quasi un'isola praticamente, è circondata sui tre lati dal mare, è collegata solo attraverso un esile istmo alla terraferma. Adesso siamo in un punto intermedio, però entriamo in Cadice, quindi non attraverso l'istmo ma attraverso questo ponte, e la città, eccola, vediamo sulla destra da questa fortezza. A nord di qua c'è questa quasi isola di Cadice. Qui una piazza con un monumento moderno, una fontana qui. Ecco un altro monumento qui. Come leggiamo che cos'è? Questa è Plaza de España. Allora, eccoci qua, sulle Alamedas, che sono questi, praticamente questi balconi, e che si affacciano direttamente sul mare. Quindi dall'altro lato si punta invece verso il mare aperto, mentre qui verso est vediamo lì poi la costa spagnola. Non fa molto caldo, siamo sui 30 gradi, 29 gradi, quindi si sta veramente bene. Ah, oh, si sente l'odore salmastro del mare. E lì in mezzo c'è un isolotto, non so cos'è. Ecco, quindi questa è le varie Alamedas. Eccomi qua sul litorale di Cadice. Quindi altri, dopo oggi altri 9 giorni per 31 giorni complessivi, e si arriverà a casa, ahimè. Eccomi col mare dietro di Cadice. Che poi me la immaginavo più stretta e claustrofobica, invece ha una struttura di strade molto regolare, anche abbastanza larghe quelle principali, per cui è molto gradevole Cadice. Una statua a tale Juan Pablo Duarte, fondatore della Repubblica Dominicana. Allora, è qui che praticamente invece siamo nella punta proprio nord, forse quella nord è dove c'è quel faro laggiù, il faro di Cadice. E comunque in questa zona qui a nord c'è una spiaggia, anche sabbiosa, beh, qui anche un po' un porticciolo, e comunque qui si fa mare, si fa spiaggia. Ecco qua, giù si vede il faro di Cadice, il molo, quello è il punto più settentrionale della città. E eccomi qua sul lungomare di Cadice, sono circa le 3:30, un po' contro luce, ecco così forse, così mi vedo meglio, ma non col mare dietro. Forse non so se è aperta, qua è più vicina da raggiungere. È il castillo di Santa Catalina, cioè il castello di Santa Caterina. Ho costruito su ordine di Filippo II dopo la guerra anglo-olandese nel 1596. E ora entriamo nel castillo di Santa Catalina. Questi, ci sono questi camminamenti. E sotto l'oceano è rimasta la cinta muraria,
e magari forse anche quelle garritte, quelle. Allora, interessante che questa zona è chiamata Costa della Luz per la grande luminosità. Qui, ecco, si vede la zona della spiaggia, qui molto bene. Questo è l'interno del forte. C'è un'esposizione di un artista moderno. Palabra. Incredibile, è di tutta diversa dalle altre, sembra più nuovo, c'è una sfera. Suonano le campane a Cadice. Allora, questa è la facciata della cattedrale, costruita tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, quindi comunque all'interno è piena di decorazioni e certo è un stile 700-800, completamente diverso da quelle cattedrali più antiche. Qui c'è questa cosa tutta d'argento sicuramente. Oh, qui c'è un eco, ecco. Ah, questa zona inferiore ci sono tutte queste, non so, qui c'è una cappella per esempio con un crocifisso, con quella sfera al centro dove c'è un eco incredibile. Ecco, questa è la navata centrale. Ci sono decorazioni che cadono, qui si vede, dovrebbero restaurare questa cosa. E hanno messo queste reti per proteggere la gente dalla caduta di questi calcinacci. Questo è il lato ovest, non si vede niente perché di là è l'occidente, si va verso le Americhe, verso mete lontanissime. Uscendo da Cadice in direzione di Tarifa, stiamo passando ancora qui su un istmo e al di là di queste piccole dune ci sono delle spiagge. Una centrale eolica qua sulla sinistra. Ecco, queste sono le zone più a sud del viaggio dove stavo andando, perché ecco l'altro tipico toro sulle colline. Ecco questi radori eolici che si vedono a distanza molto ravvicinata. Ci avviciniamo al Vieux Herb e la frontera. Eccoci qua, siamo arrivati nella zona più alta. Questo è un paesino andaluso caratteristico che rimane, che proprio ha conservato, dice la guida, un'impronta araba. Ecco qua, qui c'è addirittura un molino a vento che sembra proprio quelli alla Don Chisciotte. E qui sotto tutte queste case bianche. Siamo a Vieux Herb de la Frontera, a sud di Cadice e a nord di Tarifa, tra Cadice e Tarifa. E vediamo un po', ecco, qui si vede il panorama. Ci sono tante piazzette, è molto carino questo paesino. Ma in effetti davanti abbiamo tutto Vieux Herb della frontiera, con tutte le, della frontiera, con tutte le sue case bianche. Verso Tarifa, tra 45 km. È incredibile che questa zona così a sud non sia brulla, ma c'è in pratica una pineta. Allora, qui abbiamo una enorme centrale eolica. Ci sono vari campi e continua laggiù in fondo. Guarda qui quanti. Eccoli qui. In Spagna l'energia eolica è molto usata. Hanno, non so, mi pare 12.000 megawatt di eolico installato, o anche di più, insomma una quantità enorme. Continuano qua i rotori eolici, sembrano non finire più, anche là sulla sinistra, ma saranno qui centinaia di pale, continuano ancora, incredibile. E qui siamo a Tarifa, isola di Tarifa, è il punto più a sud d'Europa, del continente europeo. Si vede anche qui un altro capo con una statua. Quindi c'è tutta questa via lunghissima da fare e facciamo pure questa. E questo è il massimo punto a cui si può arrivare. Comunque, il punto più a sud raggiunto. Si considera questo lato l'oceano Atlantico, come dice sulla questa mappa qui nel punto più a sud, e quindi da quest'altro lato il Mediterraneo, che si trova nel punto più a sud e quindi viene considerato lo spartiacque tra l'oceano Atlantico. Siamo sullo stretto di Gibilterra, viene considerato lo spartiacque tra l'Atlantico e il Mediterraneo.
Usted está nel punto más meridional de Europa. Sembra più, cioè, sarà un caso, no? Ma qui è tutto più tranquillo, sul Mediterraneo, proprio placida questa zona. Qua sull'Atlantico ci sono onde molto più forti, sarà un caso, ma insomma. Ciao Atlantico, oggi salutiamo l'Oceano Atlantico. Allora qui sulla spiaggia lato Mediterraneo c'è questa scritta divertentissima. Qui c'è un vecchio fortino, insomma una vecchia costruzione un po'. Dopo Tarifa, la cosa che non mi aspettavo è che si sale incredibilmente con una pendenza pazzesca. Siamo al Mirador dell'Estrecho. Ecco che qui si vede la costa africana di fronte. Ecco queste montagne. Del Marocco. E qui c'è un bar, caffè con vista sull'Africa. Quello che abbiamo di fronte a noi sono le montagne della costa nord del Marocco. Eccole qui. Africa. Si vedeva questa montagna anche giù da Tarifa. E qui siamo sempre nel Mirador de Estrecho, da cui si vede molto bene, persino meglio giù che a Tarifa, le coste dell'Africa. C'è una nave. In realtà Gibilterra è molto più a nord e a est, questo è il punto in cui l'Africa è più vicina.